Oltre 2 milioni e mezzo di positivi, balzo delle prime dosi al massimo da 4 mesi. L'OMS in Italia vicini al picco di Omicron. Il voto per il Quirinale Fico serve profilo di alta moralità, aderente a Costituzione, settimana decisiva per trattativa fra i partiti. La sconfitta di Djokovic, il campione Novak perde il ricorso e lascia l'Australia, sfuma il sogno della decima coppa a Melbourne, sono deluso. Milano, vigile urbano accerchiato e disarmato, esplosi due colpi, tragedia sfiorata, identificati due ragazzi del branco. Peste suina, decine di cinghiali morti nei boschi tra Piemonte e Liguria, vietati caccia e trekking, paura per gli allevamenti. La battaglia di Harry, il principe minaccia di far causa al governo inglese per avere una scorta e riportare a Londra la famiglia in sicurezza. Festival di Sanremo, questa sera Amadeus al TG1 in diretta dal teatro Ariston ci svelerà un altro super ospite della 72esima edizione dopo Cesare Cremonini e Checco Zalone. Corsa al Quirinale, Fico, voto ad oltranza in sicurezza, serve profilo d'alta moralità, Letta a trovare insieme un nome per il centrodestra, Berlusconi e personalità di alto prestigio. Accelera la campagna di vaccinazione, record con l'obbligo per gli over 50, i timori per Omicron frenano ancora i contagi, OMS promuove l'Italia, giusta l'azione del governo. Perde la partita più importante il numero uno del tennis Djokovic, ricorso respinto, espulso dall'Australia, niente Open, la carriera a rischio, al suo posto l'italiano Caruso. Vigile in borghese accerchiato, aggredito e disarmato a Milano durante un controllo in una zona della Movida, aveva sparato un colpo in aria, identificati alcuni ragazzi. Al TG2 in esclusiva la moneta da 2 euro che commemora Falcone e Borsellino a 30 anni dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, coniati 3 milioni di pezzi in circolazione dal 17 maggio. Verso il Quirinale il presidente della Camera Fico sarà garantito il voto in sicurezza avanti ad oltranza fino all'elezione. Continua il braccio di ferro tra i partiti. Enrico Letta al TG3, Berlusconi è un vicolo cieco. Al centrodestra cerchiamo insieme un altro nome, Draghi fondamentale va tutelato, noi miti e determinati come Sassoli. 2 milioni e mezzo di italiani attualmente positivi, nuovi casi, vittime in calo, l'OMS, Omicron entro l'anno toccherà quasi a tutti. Sebastiani, CNR, il picco è vicino. Djokovic espulso dall'Australia, non giocherà gli Open. Belgrado lo hanno trattato da assassino. Subentra l'italiano Caruso. Panatta al nostro giornale ha perso la faccia. Ancora un femminicidio in Calabria, una donna soffocata dal marito che confessa al datore di lavoro a Tivoli. Il braccialetto elettronico salva una ragazza dall'ex. Hanno 100 anni in 4 i giovani appassionati di montagna che hanno creato una start-up contro i cambiamenti climatici per limitare lo scioglimento dei ghiacciai. Entra nel vivo veti e palette del centro-sinistra, eppure secondo i numeri PD e 5 Stelle sono in minoranza, 414 parlamentari e delegati regionali su 1.008 grandi elettori seguiranno le indicazioni di Letta e Conte, ma pesa il dissenso, ancora indecisi 42 esponenti di Italia Viva, il centrodestra arriva a quota 451, 505 le preferenze necessarie per eleggere il capo dello Stato da un quarto scrutinio in avanti. Intanto il centrodestra compatto boccia la proposta del segretario Dem. Non ci sono alternative a Silvio Berlusconi, replica Antonio Tajani, a chi vuole stoppare il leader azzurro. Nessun veto, dicono i centristi e la Meloni. Salvini chiude la porta al patto di legislatura proposto dalla direzione dei democratici. Non bisogna tirare per la giacchetta Mattarella e Draghi. Ospedali al collasso, ogni paziente Covid in terapia intensiva costa in media 4.000 euro al giorno, fino ad arrivare ad 8.000 in caso debba essere attaccato all'ECMO, il sofisticato macchinario che compensa l'attività dei polmoni danneggiati. Testimonianza dei sanitari del Sant'Orsola di Bologna, i ricoverati gravi sono tutti Novax, superati in Italia i 2 milioni e mezzo di positivi. Il tasso sale al 16%, 248 le vittime delle ultime 24 ore.
Cantieri al palo, sono 102 le opere ferme per un valore di oltre 96 miliardi di euro. A bloccarli, mancanza di fondi, procedure, vincoli ambientali ed archeologici. Intanto il governo rilancia il ponte sullo stretto di Messina. Dal progetto esistente, che prevede una campata unica, a quello a tre gettate. Tante chiacchiere, ma dopo anni ancora nessuna azione concreta. Sempre in Sicilia, dalla tragica notte del terremoto del Belice, ben 53 anni fa, della ricostruzione neppure l'ombra. Per questo motivo il sindaco di Santa Margherita ha voluto lanciare una provocazione al governo, mostrandosi con un lenzuolo bianco avvolto dalla fascia tricolore. La gente si sente abbandonata. Per lo Stato io sono il sindaco fantasma di un comune che non esiste. Un disagio condiviso da diversi comuni della valle. La vigilia del quinto anniversario della strage di Rigopiano, costata la vita a 29 persone, non c'è ancora giustizia, colpa di indagini e perizie condotte a passo di lumaca. Il procuratore di Pescara spinge per un processo rapido. Vogliamo una sentenza in tempi ragionevoli. Il ricordo del sopravvissuto. Ho perso mia moglie, io e mia figlia. Lottiamo per lei. Buonasera e buona domenica dal TG5. Vediamo subito insieme le notizie più importanti di oggi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità. In meno di due mesi il 50% dell'Europa ha contagiato con Omicron. Nel mondo allerta per una nuova variante, la Omicron 2. Primi casi a Londra e nel nord Europa. La Francia approva il pass vaccinale. Sconfitta per Djokovic, il numero uno del tennis, espulso dall'Australia e in volo per Dubai. Il picco nel nostro paese è vicino, 2,5 milioni i positivi al momento, vittime in calo. I vaccinati con richiamo rischiano 40 volte di meno rispetto a un Novax, 92.000 prime dosi in 24 ore. Scuola, tra assenze e quarantene prevale la didattica mista. Il ministro Bianchi, niente disastri annunciati, solo disagi. Interventi per almeno 1 miliardo nel nuovo decreto sostegni al centro del Consiglio dei Ministri la prossima settimana. A beneficiarne aziende in difficoltà, turismo, sport e spettacolo. Governo al lavoro anche sul caro bollette. Dai profitti extra delle aziende energetiche possibile recuperare dai 2 ai 4 miliardi. È un 44enne britannico, l'uomo che in Texas ha fatto irruzione in una sinagoga e tenuto in ostaggio per ore 4 persone, tra cui il rabbino. L'assalitore, ucciso nell'intervento delle forze speciali, chiedeva il rilascio della terrorista nota come Lady Al Qaeda. Il presidente Biden, no ad antisemitismo ed estremismo. Si ritrovano in 180 in un parcheggio di Nichelino nel Torinese per una maxi rissa, ma ad aspettarli c'erano i carabinieri, i componenti delle due bande rivali. Tutti i giovanissimi sotto i 16 anni, sia italiani che stranieri, si erano dati appuntamento sui social. Due i feriti, oltre 50 identificati. È Bruce Springsteen, la star della musica più pagata al mondo nel 2021. 590 milioni di dollari grazie anche alla vendita del suo intero catalogo. Dopo di lui, Jay-Z e Paul Simon. In classifica anche artisti passati a miglior vita. Prince, con 120 milioni di dollari, supera Michael Jackson. Dal 24 gennaio si voterà ad oltranza per eleggere il nuovo capo dello Stato. Lo ha annunciato il presidente della Camera, Fico, che auspica un nome condiviso da tutte le forze politiche. A 8 giorni dal primo scrutinio vanno avanti le grandi manovre dei partiti. Il segretario del PD, Enrico Letta, ritiene la candidatura di Berlusconi in un vicolo cieco e rilancia la proposta di un patto di legislatura. Sono 2,5 milioni gli italiani attualmente positivi al virus, il dato più alto dall'inizio della pandemia. Il sottosegretario alla salute Sileri avverte, entro la fine dell'anno gran parte della popolazione avrà contratto la variante Omicron. Più vicino il picco della quarta ondata, oggi quasi 150.000 casi con un tasso di positività in risalita, come ricoveri e terapie intensive, 248 le vittime. Ma con l'obbligo vaccinale per gli over 50 si registra un nuovo record nelle somministrazioni delle prime dosi, quasi 700.000 negli ultimi 10 giorni. Numeri straordinari per il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Locatelli. Accelera anche la terza dose di richiamo, che ormai è stata ricevuta da 27 milioni di italiani.
La situazione in Ucraina alimenta lo spettro di nuove gravi tensioni internazionali. La Russia, che teme l'influenza della NATO su Kiev, non intende allentare la pressione militare ai confini. Durissime accuse all'Occidente da parte del portavoce del Cremlino, Peskov. Le autorità ucraine intanto accusano invece apertamente Mosca di essere responsabile dell'attacco informatico che ha colpito ieri diversi siti governativi. Si è chiuso davvero, sembra definitivamente, il tormentato braccio di ferro tra Novak Djokovic e il governo australiano. I giudici della Corte Suprema hanno respinto il ricorso del tennista, confermato dunque l'annullamento del secondo visto ed immediata espulsione dal paese. Sulla vicenda è polemica però durissima fra le autorità di Canberra e quelle di Belgrado, che difendono il campione serbo Novak Djokovic.